Cerco di comprendere quali sono le attitudini della persona e capire qual è il modo migliore per entrare in quella strada. Va detto che per entrare in un progetto bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione, perché molto spesso nelle varie fasi della vita si intraprendono alcune strade, pensiamo siano le strade della nostra vita, mentre molto spesso sono solo dei passi funzionali a portarci nel progetto più autentico. Carissima, mani magiche, come ti chiamo io, carissima Katia, tutto bene? Tutto perfetto, tutto a posto. Tutto a Benvenuti a posto. tutti, ciao. Anche a te e a tutti quanti. No, ho iniziato parlando di mani magiche, si stava scherzando prima tra me e lei, va detto, e tant'è che abbiamo dovuto ricominciare a registrare di nuovo. Allora, stavo dicendo, l'argomento che mi piacerebbe trattare era mani magiche, cioè le tue mani magiche, nel senso delle capacità che hai, e quello che, per esempio, l'avevo già citato, mi sembra, in un salotto tuo precedente, che era di Seth Godin, se l'ho pronunciato bene in inglese, dove si parla del riconosciti nella migliore versione di te stesso. Cioè, in pratica, uno dice: voglio realizzare un progetto, un obiettivo, qualcosa, e diciamo, con quella frase e le tue mani c'è la possibilità, diciamo, di intervenire e di, anche a distanza, si diceva. Infatti, poi Certo. pubblico anche il tuo numero per chi vuole prenotare un incontro. Anche tra l'altro, complimenti per i risultati, perché veramente sono impressionanti. Ringrazio di cuore, No, se vuoi ringrazio che tutti. ringrazio te, perché mi fai fare una bella figura, se ne parla anche in Gran Accademia, vedi te. E eri pure testimone Sì, ho visto, c'ero. del tuo angoletto. Bene, cosa dici di questo mani magiche? Questo risvegliare, diciamo, un talento. Quindi, cosa diresti tu a una persona che si presenta di fronte a te con un progetto, ecco? Sì, certo. Allora, le mani magiche sono uno strumento con il quale, poi mettendomi anche in ascolto, quindi utilizzando varie discipline, cerco di comprendere quali sono le attitudini della persona e capire, diciamo, qual è il modo migliore per entrare in quella strada. Va detto che per entrare in un progetto bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Perché molto spesso nelle varie fasi della vita si intraprendono alcune strade, pensiamo siano le strade della nostra vita, mentre molto spesso sono solo dei passi funzionali a portarci nel progetto più autentico. Quindi aiuto la persona a guardarsi dentro, a vedere magari quali sono le cose da rivedere, insomma, ecco, Tipo, per per poi esempio, ripartire. stavo pensando, cioè, non è tutto oro ciò che luccica nella vita, cioè tu hai un obiettivo, quindi la stavi già introducendo e ci stavo appunto tentando di entrare, ma mi sa che sono la stessa cosa, cioè quelli che sono magari le disavventure, ecco, della Sì, vita. Quindi allora, forse sì. ti ho interrotta. No, no, assolutamente, anzi, mi è dato uno spunto di riflessione in più. Allora, le fasi della nostra vita, che a volte sono anche un po' oscure, veramente diventano un passaggio fondamentale, anche se fa male, per comprendere chi siamo davvero. Cioè, il guardare in faccia, anche io a volte li chiamo i nostri demoni, no? I nostri nemici interiori, che sono quelli che poi magari ci mettono alla prova per vedere quanto noi crediamo nello scopo che vogliamo raggiungere. Quindi c'è da oltrepassare veramente delle fasi anche complicate, ma poi se ci riusciamo si apre davanti a noi una strada fatta di luce, ecco. Quindi siamo fatti di prove successive. Diciamo che c'è un demone ad ogni passaggio della vita, cioè nel senso che
li dovremmo anche insegnare nelle scuole, questa teoria un po' come lei certo. definita tu del demone, che ci sta a livello di simbologia. I demoni sono le paure, sono, suppongo, non giusto? Solo le paure, anche sono delle nevrosi. I demoni interiori sono le paure, le nevrosi, può essere la pigrizia, può essere il demone del cibo, può essere la paura di qualcosa. Quindi è tutto quello che ci ostacola nel raggiungere quello che vogliamo diventare, perché per ottenere un qualcosa, fra virgolette, di materiale, noi dobbiamo diventare prima un qualcosa che vibri, diciamo, su quella frequenza lì. Quindi prima di ottenere bisogna diventare quello che vogliamo essere, insomma. Tu in questo caso, diciamo, è risaputo che sei come una mamma, un po' una mamma, certo devo dire, perché la gente parla, insomma, io conosco, poi, cioè, nel senso, si rivolgono loro a me, io non so bene con chi tu intervieni, però vengono un pochetto a dirmi che una mamma, sei come una mamma chioccia, ecco, una mamma che vuole bene ai suoi allievi, poi tu li chiami pazienti, dico, ma dopo un po' anime, anche sì. Diventano pazienti comunque, perché poi sanno che hanno le coccole. Com'è che sei tu? Perché voglio sapere se ti dici la verità. Sì, ma allora guarda, io sono una persona molto semplice ma molto premurosa. Cioè, mi capita anche con qualcuno, magari mi scrivono la sera tardi, magari una parola gliela dico. Mi è capitato anche proprio ieri sera di fare una seduta urgente con una persona che aveva un bisogno, abbiamo finito un po' tardi, però mi sono resa conto che c'era, fra virgolette, una necessità, perché poi vado in empatia con le persone, magari dico, Dio, magari aspetta, vediamo, facciamo, cerco di comprendere le necessità e se posso, insomma, si fa il possibile per venire incontro, ecco. Cioè, faccio presente che lei va incontro alle necessità vostre. Io che ho chiesto una pausetta perché ho appena finito una lezione dell'Accademia. L'abbiamo fatto. No, sei stato gentile. No. Sei un burlone. No, hai detto ciao. No, è gioia, vai tranquillo. Cosa... No, comunque sei stato gentile anche con me. Ecco. Mi aspettavo un'immagine tipo due coccoline così, da come si suol dire. Comunque, diciamo che la calma è secondo me uno dei fattori importanti, sì. Parlando di quello, cioè, esatto. Se tu cominci a agitare l'allievo, a meno che non sia un atto terapeutico, ma non credo sia tra le tue... No, assolutamente no, anzi perché 9 volte su 10 quando vengono da me è perché magari sono agitati per qualcosa o in ansia per qualcosa, quindi la prima cosa che cerco di fare anche per rendere efficace la terapia è cercare di farli rilassare con alcune tecniche semplicissime, perché non è che dobbiamo mandare i missili sulla luna, però a volte ci dimentichiamo, ecco, di respirare, ecco, ci dimentichiamo di entrare all'interno, quindi cerco di far capire come con pochi passi si può riottenere uno stato soddisfacente di quiete per poi poter lavorare. La prima cosa che faccio è portarli in un minimo di tranquillità. E se uno si dimentica veramente di respirare? Perché l'hai detto? Ma io mi accorgo, io lo vedo subito come respira. Esiste chi... Addio! In senso proprio fisico. Beh, mi sa che non riesce a alzare neanche il telefono. Hai detto dimentica di respirare. Ho detto questi qua mi schiocca. No, adesso i regoli. No, vabbè, certo, sì. I regoli, la velocità, cioè nel senso. Sì, ma anche l'intensità proprio, perché a volte hanno un respiro talmente corto e ansioso che è come se avessero paura di non far entrare qualcosa. E allora lì io già comprendo qual è il blocco. Capito? Quindi quando respirano in un modo molto compresso, molto basso, con respiri corti, io già comprendo innanzitutto che c'è un'ansia, ma che c'è una paura di far entrare e uscire qualcosa da noi, e quello
per me è già una codifica per andare a vedere altri blocchi, altre cose, insomma. Però cerco di farli rilassare con la respirazione, anche perché la pranoterapia lavora con il respiro. Io uso il respiro pranico, quindi per sintonizzarci il respiro è fondamentale. Sì, proprio per te è una cosa di base. Sì. Adesso torniamo subito sul respiro perché la cosa mi interessa, volendo, cioè, ricordo a tutti, perché magari qualcuno non ha ben capito, che chi desidera avere un consulto con Katia, qui vedete che c'è un numero di telefono. Adesso, beh, sì, insomma, mio dito fa un po' di, perché qui si va al contrario, praticamente, giri a destra, vai a sinistra invece. Siate cortesi, mandate prima un messaggio in modo tale che poi lei, mi permette di dire, tra un consulto e l'altro riesce poi, appena riesce a così liberarsi, Sì, magari mi certo, contatta. sì, io. Sì, subito. Comunque il numero in ogni caso lo trovate anche in descrizione qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube, volendo rivedere lo stesso numero che magari dice non lo vedo, dov'è, c'è anche lì. Comunque parlavi del respiro, dice è molto importante, bla bla bla. Io mi ricordo quando ho fatto la rebirthing, la feci 16 volte, mi sembra di ricordare anche il numero, feci una serie di incontri. Penso che a me sembra strano a volte quando uno dice ho prenotato tot incontri qua e là che io stesso prenoto i miei allievi e mi sembra strano il fatto che io stesso li avevo prenotati, cioè, tu dici ma che sciocchezza è questa, lasciamela fare, una cosa mia, e feci 16, se non sbaglio furono 16 incontri, ma sai che mi fece bene proprio. So, Sì, tu diciamo lavori con un modo di respirare completamente diverso, cioè tu vai alla radice in altra modalità, certo, più però dolce. allora il rebirthing, sì, certo, allora il rebirthing, allora io faccio delle meditazioni, io le chiamo di respiro agonistico, che mi rigenerano quando ho un attimo di tempo, anche 50 minuti con la mia musica, perché il respiro, allora far entrare aria ci rigenera, quindi con l'ingresso dell'aria noi ci rivitalizziamo e con l'espirazione buttiamo fuori tutto quello che non ci serve, la stanchezza, lo stress e tutto. Quindi è un modo per rigenerarsi e rivitalizzarsi velocemente. Quindi io che lavoro con la respirazione, quando faccio le sedute ho una modalità ben specifica, però comunque sia anche per schermarmi, uso una meditazione con respirazione. Quindi ad ogni, diciamo, necessità c'è un tipo di respirazione, e Sì, quindi sì, è fondamentale. poi so che tu ci raccontavi l'altra volta, me lo ricordo io, che dicevi faccio una scheda prima ancora che arrivi, perché mi faccio mandare la foto, dicevi. Sì, se mi mandano la foto faccio un pre-check-up. Sì, con WhatsApp. Perché, ragazzi, Sì, Monica sì, lavora sì, sì. tutto con Sì, WhatsApp, con WhatsApp. usa tecnologie sofisticate. No, no, WhatsApp, è sempre ecco, con più WhatsApp. semplice di così. Sì. E si diceva appunto, perdonami, perso il filo di quello che stavamo dicendo, forse per colpa mia. Allora, stavamo parlando del respiro e stavamo parlando dell'importanza del respiro. Sì, si parlava appunto che poi ti ho interrotto, ti ho detto che ho fatto 16 incontri di rebirthing e che poi però tu hai un modo diverso, più calmo, più dolce. Siamo un po' simili come modalità, perché io detesto quando è tutto, secondo mandi la persona nel risentito, no? Lo mandi nel problema. Funziona in molte persone, però io non riesco a fare una cosa così, non so, Sì, ci neanche tu. sono. No, allora, sicuramente io per lavorare con la persona devo creare un terreno fertile, quindi la respirazione appunto crea il collegamento fra me e la persona, si crea quel filo invisibile fra di noi, con il quale io poi mi collego e sento quello che il suo corpo pranico mi dice. Poi entro con il dialogo,
quindi Sì. il verbalizzare con la persona e mi rendo conto, no, di quello che c'è bisogno. Però l'empatia è fondamentale e il primo aggancio è appunto la respirazione. E poi tutto il resto viene anche un po' da sé, a volte la seduta scivola via che non ci rendiamo conto, poi c'è chi ha bisogno magari di più silenzio, chi ha bisogno di sfogarsi e quindi lo si fa sfogare. Ogni volta è diverso. Volevo chiederti una cosa. Cioè, una persona ti chiama su WhatsApp, se faccio finta, faccio vedere un secondo stasera come sono preso. È il mio la turno, connessione. È il mio turno cellulare. Io sono qui, ok, che ti chiamo. Tu hai parlato di musichetta, quindi io sento la musichetta in sottofondo, sostanzialmente, ti vedo ovviamente. Spiegami se ti allora, posso. Sì, certo. Allora, diciamo che io quando sono in presenza metto la musica perché c'è l'ambiente, diciamo. Quando sono, Favolisce. sì, perché invece quando siamo online e che c'è più disturbo, a volte non la metto perché, diciamo, sì, se non c'è un ambiente, diciamo, più che sistemato la musica, però nel silenzio, perché io chiedo sempre alla persona di farsi trovare in un ambiente senza disturbi, perché sì, dove ci si possa proprio rilassare ed entrare all'interno. Quindi io mi collego, avviso 5 minuti prima della chiamata e poi ecco una piccola introduzione, spiego alla persona cosa si fa, la invito a chiudere gli occhi e respirare mentre io mi connetto con lei. E comincio a ricevere e comincio a scrivere, e poi dopo qualche minuto, quando ho raccolto tutti i segnali, ne parliamo e facciamo la scaletta, diciamo, delle cose da fare, insomma, dalle più urgenti, ovviamente, e poi un paio di punti a seduta, sono più che Massimo sufficienti, a volte due o massimo tre, e si lavora, insomma. stressare l'allievo, a volte mi rendo conto anch'io, non ne vale la pena, no? Effettivamente, cioè, quei due punti, diciamo, necessari che poi faccia bene, voglio dire, ecco, in quel Sì, senso. perché anche perché a volte escono fuori magari dei collegamenti anche forti, quindi bisogna dare il tempo alla persona di metabolizzarli anche tra una seduta e l'altra. Poi io do sempre dei piccoli consigli, li chiamo esercizi, a volte piccole cose, e Interrogano, soprattutto fornisco la registrazione della seduta affinché possa essere uno strumento per continuare, insomma, a avete lavorare. capito? Quindi Sì, sì, anche sì. Katia, quindi dà la registrazione, quindi registra il tutto, quindi tu Avviso poi prima, ovviamente, e poi la fornisco in modo tale che la persona lì, magari se facciamo delle piccole meditazioni, se le ritrova, delle frasi o dei mantra che faccio recitare, ha tutto lì, quindi è un po' come fare una seduta nella seduta. è bello sentirsi così, diciamo, coccolati, anche attraverso la tecnologia si lavora benissimo. Io lo vedo, Sì, io sì, sembra sì. di essere tu per tu praticamente. Bene, questo è il numero. Aiutami anche tu col dito, cioè, indico sempre io Aspetta, quale. è che non si vede il mio dito. Aspetta, ah no, così. Ecco, L'angoletto lì, non riesco io quello lì. l'angoletto lì. È che da me non. Pigli Ma allora una capisci. penna, forse. Lo capisci che a destra vai a destra invece va a sinistra, è tutto qui. Purtroppo ci Per capiranno. cambiare partito, da destra vai a sinistra, sempre vai a destra. Va bene, Katia, io ti ringrazio veramente tanto per la tua Grazie a voi. simpatia, ci fai sempre sorridere. E ti ringrazio e ti ringrazio anche di Grazie. essere con noi, insomma, nella nostra squadra, insomma, di collaborare con noi. Un È un abbraccione onore grande. perché siete un bel team. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutta la community che ci sta seguendo e a te ovviamente Katia, spero di vederti anche la prossima settimana, ti prego, dai. Se ci volete, sì, se mi volete, sì. Fammi pensare, come l'altra volta, ti ricordi, fammi. Sì. Vabbè, Stavolta. vai a far respirare quelli che ti eri dimenticato di far respirare, non te lo Vado, ricordi. aspetta, corro, corro.
ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao.